Generalmente si pensa che un'eventuale uscita dall'euro richieda la conversione forzosa dei depositi e dei conti correnti bancari in euro in nuove lire. Lei pensa che debba avvenire necessariamente così l'uscita dall'euro? Se no, come potrebbe avvenire? The answer is no. Se tu come paese vuoi che la tua valuta, nuova valuta, si svaluti velocemente, allora tu adotti la conversione forzosa dei depositi in euro in nuove lire. Se invece vuoi una valuta forte, la conversione forzosa non la fai, lasci i depositi in euro. Potreste spiegarci, professor Mosler, brevemente come uno scenario di non conversione forzosa dei depositi in euro, come sarebbe? Il governo annuncia che inizierà a tassare in nuove lire e a spendere in nuove lire, dopodiché i depositi in euro saranno lasciati lì com'è, non c'è bisogno di fare alcuna conversione, non devi toccarli i depositi in euro, lasciarli in euro. Oh.